Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Io sono Dragon Rex e siamo qui pronti a continuare con un nuovo episodio di Zenith, questo titolo old gen, almeno a livello di gameplay. Spero che vi stia piacendo la serie e noi andiamo avanti. Siamo arrivati praticamente a Telos, in cui dobbiamo andare a parlare insieme ad Alana con la cancelliera per quanto riguarda lo scettro e comunque di quello che sta succedendo. Allora, siamo arrivati a Telos, non è male l'ambientazione, facciamoci un giro e vediamo un po' con chi poter parlare, vedere cose. Vediamo un po', allora. Oh, interessante queste sculture. Allora, vediamo un po' se possiamo parlare con i due tizi qui, la signorina. Questo monumento non era qui 2 anni fa. È stato innalzato per commemorare la proclamazione, il giorno in cui ciò che restava del vecchio esercito imperiale e l'Infinigon univano le forze per sconfiggere l'inaspettato. Così nacque la coalizione della Fenice. So cos'è la proclamazione, io c'ero. Oh, e da che parte? È dalla parte opposta al demone genocida? Intendevo, era con i maghi o con l'esercito? Credevo fossero dalla stessa parte. Mago Infinigon. Ah, figurarsi, per la coalizione i maghi sono ancora nemici. Scommetto che costruiscono monumenti così soltanto per farci credere che ci sopportano. Noi non abbiamo problemi con i maghi in quanto tali. L'Infinigon invece si è fatto una pessima reputazione. Però il vostro aiuto durante la proclamazione va riconosciuto. Aiuto? Intendi quando noi dell'Infinigon abbiamo salvato capra e cavoli mentre il resto dell'esercito imperiale era riuscito a perdere quello che restava della sua flotta aerea? Mago, è stata una battaglia intensa contro un demone. Niente po' di meno. Un demone evocato dalla vostra gente, se bisogna credere ai racconti. Forse l'abbiamo evocato noi, ma voi sembrate aver dimenticato che noi l'abbiamo rimandato all'inferno usando la tempesta d'antimagia che noi abbiamo ideato. Oh, ma davvero? Perché abbiamo una fila enorme di profughi al molo inferiore che sostengono diversamente? Ok, i due stanno parlando tranquillamente. Ok, facciamoci un po' un altro giro. Devo dire che l'ambientazione non è niente male. Con lui possiamo parlare? Apparentemente no. Ok, scendiamo giù, vediamo un po' cosa c'è. Ok, non c'è nulla di particolare. Qua ci sono le panchine, va bene. Qua c'è una porta dove si può andare. Qua c'è una bottega. Ehi signore, le interessa dell'attrezzatura? Vediamola. Cosa c'hai? Le solite cose. Spada della terra. Pergamena dell'onda ce l'abbiamo, del campo, spada di fuoco, ma mi sa che ce l'abbiamo questa, sì. Duemila sono un po' troppi, vabbè, come se niente fosse. Allora, vediamo un po', andiamo da quest'altra parte, che c'è altra gente in giro. Con lei possiamo parlare? No. Qua c'è qualcun altro forse con cui poter parlare. La fanciulla qui? No, niente. Qua c'è un'altra bottega. Ehi, signore, l'interesse dell'attrezzatura? Vediamola. Allora, vediamo un po'. Questa non sarebbe male. Costa 1.600, però non abbiamo i soldi. Anche questa. Costa 1.500, non abbiamo i soldi. 1.400, questa non sarebbe male. Questa anche no.
Questa 1100. Questa forse ce la prendiamo. Vediamo un po', magari vendiamo qualcosa noi, tipo questo. Tipo questo anello. Sì, questo anello possiamo anche venderglielo. Ok, così l'abbiamo eliminato. Allora, anche queste scarpe possiamo vendergli. Anche questo direi che possiamo darglielo. Questo per adesso no. Qualche altra cosa. Questo no. Questo no. Questi anelli, questi sono, mi sembra uguali. Uno glielo possiamo, anzi tutti e due possiamo pure dare. Questo anche. Ok, allora. Per 1200 questo non sarebbe male. I soldi ce l'abbiamo, anche se pochini. Magliana. Sì, prendiamocelo. Così ce lo prendiamo. Anzi, e ce lo mettiamo anche subito. Dove è finito? Me lo sono perso. Eccolo qua. Sì, questo ce lo mettiamo. Sembra molto meglio. Ok. Siamo un pochino più potenti, diciamo. Andiamo avanti, continuiamo a esplorare, ragazzi. Qui è tutta roba di esplorazione. Qui. Mi dispiace signore, ma il mulino di Fargus non è ancora aperto. Ok. Il mulino di Fargus non è aperto. Perfetto. Con la signorina qui possiamo parlare? No. Con lui? Richard, mi dispiace signore, sembra che oggi sia capitato in un brutto momento. Cos'è successo a tutti quei vasi? Vandalismo, ecco quello che è successo. Terrorismo, terrorismo. Le ceramiche sono diventate un affare pericoloso. Solo i più coraggiosi oserebbero commerciare in questo campo. Non l'avrei mai detto. Non ci sarà pace finché quel mostro non verrà messo in condizione di non nuocere. Quale mostro? Il bandito verde. Tutti i mercanti di vaselame lo temono. Deve essere eliminato. Non le sembra di esagerare? Dopotutto stiamo parlando di un paio di vasi. No che non esagero, la situazione ormai sta precipitando. La scorsa settimana ha distrutto tutti gli arbusti nei giardini del palazzo. Il giardiniere capo non è riuscito a sfarsene una ragione. Tutto il suo lavoro distrutto, si è buttato dai bordi della città. Non ci credo. Beh, almeno hanno detto che l'avrebbe fatto, o sembrava che ci stesse pensando. Potrebbe decidere di farla finita da un momento all'altro, mi creda. Ma non è tutto, ogni volta che quel satanasso vede un muro crepato, ci piazza una bomba di fronte e lo fa saltare in aria. Questa se la sta inventando adesso? No, è vero, nessuno sa perché lo fa, ma è troppo pericoloso averlo in giro. Mi sta dicendo che c'è un bombavolo a piede libero e lei si preoccupa della sua vaselamofobia? E dell'odio che nutre verso le piante? La sua è misobotania? Le autorità sono a corrente della situazione? Sono state avvisate, ma quel maledetto balordo è fuggito verso le regioni nevose a ovest. Se mi porta una prova della sua dipartita, la ricompenserò più che lautamente. Certo, perché no? Oh, lo farà, voglio dire, le montagne sono lontane, non mi aspettavo che qualcuno accettasse davvero. Lo farò, se mai dovessi trovarmi di passaggio su quelle montagne per qualche ragione. E se capitasse di imbattermi nel tizio in questione. E se mi venisse voglia di ucciderlo, chi può dirlo? Succedono sempre delle cose più strane. Non mi metta fretta, però. No, grazie, suppongo, signor Argus. Richard. Ok, penso che abbiamo preso una missione, nel senso che comunque, se dovessimo incontrare il tizio in questione, eliminarlo farebbe comodo un po' a tutti. Qua c'è qualcosa.
Cos'è? Un cubo luminoso contenente 6 stelle. Ah, ha tutta l'aria di un gingillo da 4 soldi da spacciare come oggetto magico bevendolo a un idiota. Lo prendo. Ok. Vectron Infinicon. L'accesso alla piattaforma d'atterraggio della Kumen è riservato. Sono progresso. Progetto attuale? Nessuno. Soltanto i maghi che stanno lavorando a progetti essenziali possono accedere agli impianti di alto livello. In passato era diverso. I tempi sono cambiati, non siamo più protetti dall'impero e non possiamo fidarci ciecamente delle forze della coalizione. La sicurezza prima di tutto. Ok, quindi qua c'è l'Infinico, ma non possiamo andarci. Oh, qua c'è un'altra bella statua. È qualcuno che canta e suona. Parliamo con lei? Sì, Ruben. Gentile signore, posso rubarle un minuto? Spiacente, ho già dato. Cosa? No, non voglio chiedere soldi. Lei è un avventuriero, vero? Molti dicono avventuriero quando in realtà intendono galoppino. Chi è lei? Lui è il grande. Lui è il grande Sir Ruben, l'unico e il solo, non è assolutamente una falsa, oh grande Sir Ruben. Oh, piantala! E cosa vuole Ruben? Sottrarsi al suo lavoraccio, scaricando il peso su un poveraccio, la grande Sir Ruben. Basta così! Mi scusi, probabilmente lei ha sentito parlare dei portali che sono riapparsi nelle terre selvagge. Un sacco di cavalieri sono stati convocati dalla cancelliera per occuparsene. Quindi, il grande Sir Ruben se l'è fatta addosso. La vuoi piantare? Ah, ecco, è passato parecchio tempo dall'ultima volta che ho combattuto. Va bene, senta, potrei avere del tempo, ma le costerà parecchio. Bene, benissimo, abbiamo sentito parlare di nuovi portali nelle terre selvagge. Quando li aveva chiusi tutti, le davò un'armatura favolosa. Un'armatura non mi sembra granché come premio, specialmente se me la dà dopo che ho completato un compito così follemente pericoloso. Sì, Ruben non voleva mollare, così suo amico lo mandò a cagare. Zitto! Beh, ci aggiungo anche un bel gruzzolo e un piccolo anticipo quando ne avrà chiuso 5. Affare fatto? Va bene, forse lo farò prima o poi. Cerchi di decidere in fretta, qualcun altro potrebbe accettare il lavoro. Ne dubito fortemente. E beh, mi sembra normale. Col menestrello possiamo parlare? Spiacente signore, sto lavorando. Va bene, lavora. Ok. Questa zona penso che abbiamo parlato un po' con tutti. Sì, infatti, abbiamo visto qua c'è un altro. Sì, è sempre quello. Immagino che ci possiamo dirigere verso la zona della cancelliera, anche se non so dov'è, forse di qua. Vediamo. Attenzione. Yalder. Argus? Da quanto tempo? Non mi aspettavo di vederti qui. Ciao Yalder, sono stato in vacanza. Credevo che ti avessero mandato con gli altri. Gli altri? Ah, quindi non lo sai. Ultimamente ho perso un po' i contatti con Finnegan. Ho capito. Speravo che tu potessi dirmi qualcosa di più. Io? Stanno trattando questo affare con la massima segretezza e pensavo che tu, con i tuoi contatti, i miei contatti, sono un po' arrugginiti al momento. Oh, pazienza, beh, è stato bello incontrarti di nuovo, Argus. Sono contento che tu sia tornato. Sì, grazie. Ok, quindi un amico di Argus. Di qua si può andare? Dimmi di sì. Però non ci si può andare più di tanto. Qua c'è un altro. Ehi signore, interessa da attrezzature? Vediamo tu cosa c'hai. Ah, tu c'hai le armature, ma non abbiamo soldi, quindi come non detto. Allora. Qua abbiamo visto tutto. Andiamo da questa parte. È l'unica zona dove ancora non ci siamo arrivati.
Anche se là c'è un cancello, ma mi sa che non si può arrivare. Allora, andiamo di qua. Ok, vediamo, qua c'è un altro cancello, hotel, c'è scritto. Oh, attenzione, si può andare in hotel? Allora, vediamo un po' qua. Chi ci sarebbe? Ci sono queste due. Bel panorama, eh? Ibet. Passabile, ma ci aspettavamo di più da Telos. Davvero? L'Infinigo non ci ha lavorato sodo. Certo, si vede, però una città fluttuante. Che idea singolare, proprio originale. Già, c'è da chiedersi che cos'altro si inventeranno. Forse una città sottomarina. Non mi stupirebbe. Fatemi indovinare, voi siete di Clumbia. Come ha fatto a capirlo? Per lo più per quella puzza sotto il naso. Oh, non ci fa intenda, la vostra città è carina. Probabilmente la sua gente ha visto Clumbia e voleva una città simile. È comprensibile, visto che Clumbia è un vero e proprio spettacolo. Devo ammettere che Clumbia è bellissima, ma le città sospese esistono da secoli. Non comportatevi come se le aveste inventate voi. Non le abbiamo inventate, le abbiamo perfezionate. E i nostri sistemi sono molto più sofisticati dei vostri. Come fate a farla rimanere in aria? Beh, ovvio, con la magia. Ma certo, la magia. Sta cercando di farmi credere che non usate la magia a Clumbia? Non ci limitiamo a chiamarla magia e basta, usiamo un sistema complessissimo. Ancoriamo le particelle quantiche a un'altezza fissa nello spazio-tempo. Caspita, ha ragione, non sembra affatto comune magia. Certo che non lo è. Sembra magia pretenziosa. Vi divertite a usare paroloni nella speranza che vi sia, che vi, che vi, che chi vi ascolta pensi che state parlando di una cosa tanto grande e tanto difficile che loro non potranno mai comprenderla del tutto. Come osa? È tutto perfettamente logico. Ma davvero? E allora mi dica, se avete davvero ancorato una particella nello spazio-tempo, perché la vostra dannata città non scompare nello spazio mentre Fulgur orbita intorno al Sole? Forse è relativa? A un'altra particella che si trova nel nucleo del pianeta? Capisco, perché non mi spiega meglio il concetto? Voglio proprio vedere come si scava la fossa da solo. Ehi, almeno noi ci abbiamo provato. Forza, intelligentone, come avrebbero fatto i suoi maghi a far rimanere Telos sospesa in aria? Non saprei, non sono un gravitazionista, né un architetto. Così lei sta bavando? Vuole dire che sto riconoscendo i miei limiti? Vuol dire che è un povero scansafatiche? Beh, quello non posso negarlo. Ok, allora vediamo un po', da qua si può andare? Apparentemente sì. Vediamo se si... In questo hotel penso che sia. Vediamo un po'. Dobbiamo sempre andare a parlare con la cancelliera. E poi vedere un po' che cosa succederà una volta parlato con lei. Allora, questo titolo è davvero carino, nonostante essendo un gioco indie praticamente. Oh, allora, vediamo un po', parliamo con lui. Posso aiutarla? Vorrei una stanza, me ne stavo andando. Ok. No, la stanza per adesso no. Vediamo un po' cosa c'è qui. Oh, c'è un po' di gente. Allora. Beh, ma ciaone, sembra che ultimamente ci incrociamo spesso. Non vi andrebbe una birra? Oh, la donna incappucciata. Sussurra. Accettiamo, signore. Una birra non sarebbe poi così male. C'è anche l'uomo incappucciato. Ti è andato in pappa il cervello? No. Credo proprio che sia impossibile. E va bene, peggio per voi. Ok. Che altro c'è? Con lei non possiamo parlare. Oh, qua c'è Alana. Un attimo solo perché voglio parlare prima con questa tizia. FIFA. Of Tifa. FTIFA.
Benvenuto all'ottavo paradiso. Parliamo. Perché quel muso lungo? Il mio ragazzo mi ha lasciata per una stupida fioravia. Spero che qualcuno dia a quella squadrina una pugnalata nella schiena. Ok. Allora, a quanto pare la tizia è la... è un chiaro riferimento a Tifa di Final Fantasy VII. La Fioravia è sempre quella che abbiamo incontrato, che erano insieme ad Alana, insieme al, diciamo, al tra virgolette Cloud, e la pugnalata nella schiena penso che si riferisca a ciò che succede in Final Fantasy VII, però ovviamente la versione classica. Oh, mi dispiace. Quel pezzo di merda con i capelli a spazzola e il suo stupido spadone. Per caso è un mercenario afflitto con il cervello di un quattordicenne melodrammatico? Una descrizione piuttosto precisa. Ti farebbe sentire meglio se qualcuno facesse a pezzi quei due? Forse. Allora è il tuo giorno fortunato perché credo di averlo fatto. E quell'idiota che li segue sempre? Quello biondo? Oh sì, specialmente quello. Capisco. Mi chiamo Ftifa. Qualcosa da bere offre la casa, signor Argus, e accetto volentieri, grazie. Ok, quindi abbiamo incontrato anche Tifa in questo gioco, non solo Aerith e Cloud. E intanto qua c'è una bella vista, e lei è lì. Ci possiamo parlare? No, quanto pare. Però lì si è seduta comodamente, vabbè. Proseguiamo, torniamo un attimo indietro, controlliamo ancora questa zona, andando sopra, vediamo cosa c'è sopra. No, devi salire però, Argus. Oh, qua c'è un altro cubo. Un cubo luminoso contenente 7 stelle. Ha tutta l'aria di un giro da 4 soldi da spacciare come oggetto magico per venderlo a un idiota. Ho due di questi cosi. Solo due? Non possiamo vedere l'altra parte? No. Ok, dobbiamo scendere quindi. Intanto lui si incasta. Ok, dai, possiamo anche uscire. Vediamo un po' di tornare dalla cancelliera. Così abbiamo incontrato anche Tifa. Ed è molto interessante averla incontrata. E ci ha parlato appunto di Cloud, che praticamente se n'è andato con Aerith. Va bene, gioco Cloud, sì, abbiamo visto che si chiama Cloud. La Fioravia non mi ricordo come si chiama, magari me lo scrivete nei commenti se riguardo l'episodio in questione, di qualche episodio fa. Allora, di qua non possiamo fare altro, quindi usciamo. Allora, vediamo un po', non c'è ancora niente per salvare da quello che vedo. Facciamoci un giro intorno qui. Non c'è nulla di che. No, quindi dobbiamo andare da questa parte. Parliamo con il tizio. Qua ci sono delle guardie. Generale Valedir, halt! Non è possibile entrare a palazzo in questo momento. Dobbiamo parlare con la cancelliera. Tutti vogliono parlare con la cancelliera. L'inaspettato è stato avvistato nei pressi di Gelebren e la cancelliera sta tenendo una riunione segreta d'emergenza. Ehi, generale! Alana, sei tu? Dove sei stata? Alla ricerca dello scettro imperiale ed è in mano nostra. Il cosa? Non essere ridicola. Capisco, forse il Criterium dimostrerà più interesse. Gli Infinigon vanno matti per cose del genere. Aspettate, e va bene, vi condurrò da lei, ma è meglio per voi che non si tratti di uno scherzo. Ok, quindi andiamo dalla cancelliera. Vediamo un po', perché la cancelliera l'abbiamo già, se non sbaglio, nel primo o nel secondo episodio incontrata.
quel nome tipo Schwarzenegger, insomma. E vediamo un po', che adesso che ha fatto carriera, che è diventata la cancelliera, come ci si presenta. La nostra gente ha bisogno di protezione dai portali nelle terre selvagge, ma non possiamo far entrare tutti a Telos. Quindi ci lascerete morire qui fuori? Nessuno è morto, i mostri non stanno attaccando nessuno. Gelebren è stata attaccata da un terribile gatto volante. Un gatto volante? Non essere ridicolo. C'è anche giunta voce di uno stregone non morto resuscitato dal cimitero, pagina Resi Argos. Vivremo una nuova resistenza disperata. Basta così, fuori di qui, tutti quanti, ne ho sentite anche troppe per oggi. Ed ecco la cancelliera Schwarzwind, come si chiama lei, che li manda via, ok. Un gatto volante, che assurdità è mai questa? Per caso viene menzionato in uno dei suoi testi sacri come segno di qualcosa? Bencis. Non che io sappia, cancelliera, la gente tende a vedere cose strane in tempi difficili. Sarà stato il parto di una mente angosciata. Non so più cosa pensare, mi creda, ne ho viste di peggiori, ma non ho proprio tempo per queste follie. Si avvicini, capitano. Rapporti dal confine? I nostri esploratori confermano che l'omogenia sta rafforzando la sua posizione nelle fortezze di frontiera. Esiste anche una sola remota possibilità che sia semplicemente una risposta al recente incidente con l'inaspettato? Impossibile, la loro attività è iniziata prima che i rapporti segnalassero la presenza di portali o di qualsiasi altra attività demoniaca. Come pensavo, grazie capitano, può andare. Beh, dannazione, stanno davvero tramando qualcosa. È come se non bastasse, l'inaspettato ha deciso di mostrare il suo brutto muso proprio adesso. Beh, ci sarà un motivo se lo chiamano l'inaspettato. E lei chi diavolo è? Sono spiacente, cancelliera. Hanno insistito sostenendo di avere notizie di estrema importanza. E poi lei era con lui. Ehi, Imeria! Alana, come osi presentarti qui con un'Eira Imeria? Scompare all'improvviso senza nemmeno salutare e ora trascini questo vagabondo qui da me? Beh, gentile, non c'è che dire. Non si agiti, cancelliere, forse dovremmo ascoltare quello che la ragazza ha da dire. Grazie, Bencis. Ehi, hai un bel aspetto, hai perso qualche chilo negli ultimi tempi? Beh, grazie, Alana, troppo gentile, ma la mia veste è più gonfia che mai. Meno male che Temperus non è severo con i peccati di gola come il dio dell'omogenia, eh? Avete tempo per scambiare due chiacchiere più tardi, vieni qua! Bene, cosa c'è di tanto importante che devi dirmi? Ho lo scettro del giudizio? Sciocchezze! Ma è vero, è in questo scrigno. Lui l'aveva nascosta in un sito di rovine. Chi è lui? Sono Argus Windel. Ci siamo per caso già incontrati prima? Noi può darsi che ci siamo incrociati durante la guerra contro l'omogenia. Quelli sì che erano tempi semplici. Tutta sbraccata lì nel suo trono. Ehi, ti ho appena detto che ho con me lo scettro imperiale e tu non fai una piega. Ok, fammi dare un'occhiata a quello scrigno. Io non l'aprirei se fossi lei. E perché mai? È un contenitore a tenuta stagna, tiene lo scettro nascosto all'inaspettato, un po' come i campi di isolamento nelle sale magiche. È vero, ho aperto lo scrigno per un attimo e lui è apparso dopo nemmeno 2 minuti. Fatemi capire, aprire questo scrigno ha fatto sì che l'inaspettato si svegliasse dal letargo? Qualcosa del genere. È assurdo. Non esattamente. Attenzione. Ah, Criterium, è sempre un piacere quando un Ninfinigon appare all'improvviso nella sala del consiglio. Cosa la porta da queste parti?
Mi era stato riferito del fantomatico ritorno della pensione, di un certo progresso, e alcune voci di corridoio lo davano al palazzo. Dovevo vedere con i miei occhi. Ehi là, Mordi! Ah, il nostro caro Mordi! Cambiato un pochino, però. Criterium Volkroff per te, Vertex. E io che pensavo fossi felice di rivedermi. Felice? Ci hai abbandonato per diventare un pozionista di bassa lega, nonostante i miei sforzi per convincerti altrimenti. E quando finalmente ti fai rivedere, scopro che ci hai tenuto nascosto lo scettro. E lo hai addirittura portato alla cancelliera. Non immagini quanto tutto ciò mi renda felice, immagino che sia. Credo di riuscire a farmene un'idea. Probabilmente il signor Windel ha pensato che era meglio consegnare lo scettro a qualcuno che non avrebbe cominciato di nuovo a giocarci, scatenando una catastrofe ancora più grande. E così, Argus? Mi dispiace, Mordecai. Abbiamo già causato troppi danni. Sai anche tu che non avevamo altra scelta. Ciononostante, lo scettro è adesso sotto la mia custodia e secondo il nostro accordo di cooperazione le deve rispettare i ruoli. Non ho passato tutto quello che ho passato soltanto per nascondere lo scettro. Io ho un piano, se riuscissimo a distruggere lo scettro, potremmo essere in grado di esiliare l'inaspettato e liberare l'imperatore. Ma è ridicolo, un patrimonio divino non può essere distrutto, credimi, un sacco di gente ci ha provato. È possibile, è un rituale che ho appreso da un saggio eremita che ho incontrato sulle montagne. Gli eremiti solitari sono tutto fuorché saggi. Credono di conoscere i segreti dell'universo semplicemente perché non c'è nessuno nelle vicinanze a confutare le loro idee. Come fai a saperlo? Magari lui era saggio prima di isolarsi. Di solito scelgono l'isolamento perché non sono per nulla saggi. E sarebbe ancora più sciocco credere a quello che dicono su un dispositivo che potrebbe distruggere il mondo. È una bella sfiga per te, allora. Lo scettro non è nelle tue mani? Cancelliera, non possiamo permettere alla sua protetta di giocare con cose che vanno oltre la sua comprensione. Gli artefatti magici e i rituali sono il nostro campo. L'accordo era molto specifico in tal senso. Gli Infinigo non tolereranno una tale situazione. Lo scettro va consegnato in mani capaci di gestirlo. Calma, Scorbuticum. Non prevedo di far nulla per il momento. Abbiamo ancora bisogno dell'altra metà di questo coso. Shh, chiudi la bocca, ragazzina. Oh, è così, Argus? Quindi tu hai smantellato lo scettro? Troppa responsabilità da portare solo sulle tue spalle, eh? Sono sicuro che volevi andarci cauto. Bene, bene. Sono curioso di sapere di chi ti fidi a tal punto da condividere un tale fardello. Fai troppe ipotesi. Ma davvero? Forse dovrei fare due chiacchiere con Brecca. Oh, la cara Brecca. Nemmeno una battuta di spirito? Non pensavo avrei mai visto questo giorno. È un peccato che la mia più competente meccanomaga sia stata coinvolta in questa faccenda, ma le concederò l'opportunità di spiegarsi. Andiamo, Paradigmi, alle sale dell'intuizione. Paradigma Krautser. Sì, Criterium. Ok, quindi c'entra Brecca che c'è l'altro pezzo? Beh, merda. Allora è vero, questa Brecca ha l'altra metà dello scettro. Dobbiamo batterli sul tempo e raggiungerla. E come? Non posso entrare nelle sale dell'intuizione come se nulla fosse. Mordi mi proibirà l'ingresso come prima cosa. Ymeria, devi aiutarci. Manda l'esercito, fai qualcosa. Ti ha dato di volta il cervello? Non inizierò di certo una guerra con l'Infinigon. Va bene far evitare un po' il Criterium, ma tenere questo coso fuori dalle sue grinfie è già abbastanza pericoloso. Potrebbe infrangere il nostro accordo di cooperazione e sarebbe un disastro. Argus conosce sicuramente il posto, potrebbe infiltrarsi nella base degli Infinigon e trovare la sua amica. Come? Scusa? Io sono ancora un membro dell'Infinigon, più o meno. Anche se non approvo alcuni dei loro metodi, tirerei troppo la corda in questo modo. Non voglio che diventi un conflitto aperto. E lascerai che quel tizio torturi la tua amica? Mordi avrà anche scelto la linea dura, ma non farebbe mai qualcosa del genere a Brecca. Se
Siamo come una famiglia, porca miseria. Se è così, gli sarà ancora più facile convincerla. Naturalmente la decisione spetta a lei, se non le importa che gli Infinigon conducono esperimenti sull'altra metà dello scettro. E che cavolo, va bene, avete vinto, farò il lavoro sporco per voi, ma devo comunque riuscire a entrare in quel maledetto palazzo. Le sale dell'intuizione non sono esattamente il posto più facile in cui intrufolarsi. Forse possiamo darle una mano molto discreta a tal fine, ma se viene scoperto, ricordi che questa sarà stata una sua idea e una sua iniziativa personale. Me ne immaginavo. Alana, lascia che se ne occupi il progresso Windel. Io. Va bene, immagino che sia meglio così. Prenoterò un paio di stanze in albergo per il momento. Aspetterò lì il tuo ritorno, Argus. Buona fortuna. Generale! Sì, cancelliera? Metta il progresso Windel a corrente del nostro accesso speciale alle sale dell'intuizione e gli consegni il dispositivo necessario per entrarvi. Subito, cancelliera. Ok, quindi praticamente l'altra parte, l'altra metà dello scettro ce la brecca e dobbiamo cercare di salvarla perché il vecchio Mordi ha intenzione comunque di recuperare quella parte dello scettro e quindi ci dobbiamo intrufolarci nella base degli Infinigon. Vediamo se riusciamo anche a salvare. Intanto Alana non verrà con noi e va bene così, si andrà a quanto pare in hotel dove siamo stati prima e a questo punto vediamo un po'. Ok, siamo usciti di nuovo da qui. Da qua penso che si possa comunque andare. Sì. Allora, lei dovrebbe essere in hotel ad aspettarci. Però noi ovviamente dobbiamo andare. Non vedo però un punto di salvataggio perché vorrei capire se c'è un punto di salvataggio oppure no. Oh, c'è questo. Ok, vabbè. Allora, ragazzi, noi ci fermiamo qui perché penso che dobbiamo lasciare Telos. Sì, infatti, dobbiamo andare a riprendere questa cosa qui. Quindi, noi ci fermiamo qui per questo episodio. Io spero che vi sia piaciuto. Stiamo andando avanti nella storia. Dobbiamo andare a cercare di salvare Brecca. Siamo anche da soli, quindi vedremo poi di andare appunto lì. Se vi è piaciuto l'episodio, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Seguitemi sulla pagina Instagram e sul canale Twitch, la pagina Facebook. Troverete il link in descrizione. E noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio di Zenith con il nostro caro amico Argus. Ciao a tutti, ragazzi!